Buongiorno a tutti i ragazzi che sono collegati in questo momento con l'Università Politecnica delle Marche. Io sono Giorgio Rappelli, sono docente di protesi dentaria e quindi sono qui per illustrarvi, darvi un pochettino alcune indicazioni riguardo a questo corso di laurea. Sicuramente questo sarà uno dei momenti topici, no, della vostra vita nella quale dovete fare delle scelte fondamentali. Dovete trovare la strada che vi porterà nella vostra professione a essere felici. Ci sono alcune scelte fondamentali nella vita, una è questa, un'altra è la persona che vi deve accompagnare in questo percorso. E l'idea è quella di fare in maniera tale che il rischio di sbagliare la scelta sia il minore possibile. E quindi è giusto che voi vi informiate, che vi documentiate, che ascoltiate pareri e che vi facciate una vostra idea su quello che in realtà vi aspetta nella vita. In questi pochi minuti che staremo assieme, vedremo un po' quali sono le finalità del corso di odontoiatria e protesi dentarie, fondamentalmente di cosa si tratta, come è organizzato dal punto di vista dell'insegnamento, perché scegliere di fare questo percorso presso l'Università Politecnica delle Marche. E poi magari vedere quali possono essere gli sbocchi lavorativi, quale può essere l'inserimento nel mondo del lavoro una volta finito questo percorso. Il corso, quindi abbiamo capito, si parla di odontoiatria e di protesi dentaria, come se fossero due cose tra di loro complementari. In realtà, se andiamo a vedere l'etimologia della parola odontoiatria, si parla di cura del dente. Ma l'odontoiatria al giorno d'oggi per l'odontoiatria si intende molto di più, sia perché noi ci occupiamo anche di denti sani, non solo di denti malati, e anche perché fondamentalmente noi ci occupiamo di tutto l'apparato che sta attorno al dente. E quindi parleremo di apparato stomatognatico in generale, quindi non solo i denti, ma anche le ossa in cui questi denti sono fissati, le articolazioni della mandibola, diciamo un po' tutto quell'apparato che ci permette di avere una funzione masticatoria e che in poche parole riguarda la bocca. La protesi invece è un manufatto che, quindi qualcosa di artificiale, che sostituisce un distretto anatomico che è andato perduto. Quindi la protesi d'anca, la protesi di ginocchio, sono tutte del qualche cosa di artificiale che a questo punto ricompone quella integrità morfo-funzionale di un distretto anatomico. La protesi dentaria si occupa di sostituire dei denti che sono andati perduti, che possono essere andati perduti per traumi o per patologie. Il concetto di salute che riguarda tutta la medicina e quindi anche l'odontoiatria, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi è il completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo la mancanza di malattia. Questo quindi ci porta all'idea che ci dobbiamo occupare sia delle patologie, quindi delle malattie, in questo caso del cavo orale, ma anche dei soggetti che ancora sono sani e che devono rimanere tali, o dei soggetti che hanno perso una funzione masticatoria in questo caso e che la devono ritrovare. Questo appunto per ottenere quel benessere fisico, psichico e anche sociale. Gli obiettivi del nostro lavoro, in questo caso del nostro insegnamento, ma anche del lavoro del professionista odontoiatra, quando voi avrete ottenuto il diploma per il quale state studiando, sarà quello di occuparvi della prevenzione delle malattie del cavo orale, della cura di queste malattie e anche della riabilitazione della funzione masticatoria e della funzione estetica e sociale degli elementi dentari. Una cosa fondamentale su cui noi puntiamo tantissimo la nostra attenzione è cercare di fare capire che l'odontoiatria, così come la medicina, è una scienza umana, cioè è una materia nella quale l'uomo, la sua anima, la sua psiche e
e tutta la sua interezza è al centro del nostro lavoro, della nostra attenzione, della nostra attività quotidiana e della nostra attività per tutta la vita. Un altro concetto fondamentale che deve essere sempre tenuto in considerazione dall'odontoiatra e che quindi fa sì che anche il piano di studi sia stato sviluppato in una certa maniera, è che l'odontoiatria è una parte della medicina. La salute dell'organismo è un tutt'uno. Noi ci occuperemo specificamente di un distretto anatomico che fa parte dell'organismo in toto e non esistono delle condizioni di salute o di patologia di distretti anatomici che non coinvolgano, che non siano legate agli altri distretti anatomici. Come viene articolato, come si articola il nostro corso di studio? Quindi noi abbiamo cercato di sviluppare un percorso che quindi porti alle conoscenze di ciò che abbiamo detto finora. Lo sappiamo, è un corso di laurea magistrale a ciclo unico e dura 6 anni. Un'altra cosa che sappiamo è che è un corso di studio a numero programmato, ci sono 20 posti qui alla Politecnica delle Marche e la sede è quella di Ancona. Le attività didattiche che voi sarete portati a fare, a sviluppare, diciamo, declinano sotto tre famiglie. Ci sono le lezioni frontali, che sono le vere e proprie lezioni dove abbiamo un docente che parla, la classe, per quanto piccola sia, che comunque fondamentalmente ascolta. C'è un ottimo dialogo, proprio perché siete pochi, sarete pochi, e quindi c'è un rapporto tra docenti e discenti particolarmente favorevole, però sono fondamentalmente delle lezioni frontali classiche. Poi abbiamo le cosiddette attività elettive, cioè sono dei corsi che voi potete scegliere tra una diciamo offerta più o meno ampia, dove voi potete, sulla base delle vostre interessi particolari, scegliere di frequentare appunto un corso monografico che sarà l'approfondimento su una determinata parte di una materia o un altro, così come saranno anche elettive, cioè a scelta del singolo studente, gli internati, che sono quelle periodi in cui uno frequenta un laboratorio piuttosto che un reparto, è lì perché gli interessa, diciamo, approfondire meglio determinati aspetti che vengono trattati in quella materia. Dopodiché abbiamo una parte importantissima nel percorso formativo, che è l'attività formativa professionalizzante, laddove allo studente vengono insegnati proprio i gesti, vengono insegnate la messa in pratica di tutto ciò che uno ha imparato. Io dico sempre che l'attività formativa professionalizzante serve per capire se si è capito quello che si è detto. E questo è, diciamo, deve portare alla formazione dell'odontoiatra. Diciamo, la misura dello studio a livello universitario è il credito formativo universitario. Diciamo che la quantità di cose che si imparano, la quantità di studio viene espressa in crediti. Questi crediti saranno 60 da ottenere, quindi da acquisire ogni anno accademico per un totale di 360. Noi dobbiamo pensare come se un credito fossero 25 ore di lavoro, di attività, che comprenderanno sia attività che vengono svolte all'università, quindi in presenza nel senso durante le lezioni. È possibile che in tempi di Covid si facciano online, ma comunque sono attività diciamo didattiche vere e proprie. E poi ci sarà una parte che vengono dedicate allo studio individuale, quindi al immagazzinare i concetti che vengono esposti durante le attività didattiche. L'obiettivo è quindi quello di formare un odontoiatra che abbia una visione multidisciplinare e integrata di tutti quegli aspetti che riguardano appunto l'odontoiatria e la protesi dentaria. L'organizzazione didattica del nostro corso
diciamo che possiamo suddividerla in tre parti. Abbiamo un primo biennio dove si cerca di dare ai ragazzi le conoscenze delle materie di base. Poi abbiamo il terzo, il quarto e il quinto anno in cui si studiano le materie di medicina e quelle di odontoiatria più specifiche. E poi abbiamo un sesto anno nel quale ci si concentra maggiormente sull'attività professionalizzante. Nel primo e nel secondo anno, quindi, per esempio, se vogliamo fare un breve excursus di quello che può essere le materie che dovrete andare a imparare, abbiamo la fisica, la chimica, la biologia, no? Quindi materie di base. Poi iniziamo con l'istologia e l'anatomia, quindi entriamo un pochino più nell'aspetto proprio medico, no? Delle cose che andiamo a conoscere, la fisiologia, cioè come funzionano questi organi, questi apparati. Poi studierete la biochimica, la microbiologia, poi inizierete anche a studiare materie un po' più, diciamo, cliniche, come la farmacologia, la patologia generale, che insegna appunto i meccanismi secondo i quali si sviluppano le malattie. E poi, importante, ci sono anche dei corsi di informatica e di inglese scientifico. Ok, al quarto e al quinto anno ci concentriamo su materie cliniche vere e proprie. Una parte di questo insegnamento sarà dedicato a materie cliniche di natura medica generale. Abbiamo detto che è fondamentale che un odontoiatra abbia una cultura che deriva da conoscenze e dell'apparato stomatognatico e della medicina generale. Quindi studierete l'anatomia patologica, la radiologia, la chirurgia generale, l'anestesia, la clinica gastroenterologica, l'endocrinologia, la dermatologia, no? Quindi la medicina interna. Studierete anche medicina legale, medicina del lavoro e, attenzione, studierete, oltre che la statistica, delle scienze economico-gestionali. Questo perché si pensa che gran parte del lavoro del professionista odontoiatra possa essere in ambito di piccole aziende, come potrebbe essere lo studio dentistico. Ma in questo periodo chiaramente dovrete diventare dei dentisti, quindi studierete tutte quelle piccole parti dell'odontoiatria. L'odontoiatria è una materia, quindi non è che sono tante materie, è una materia che però noi possiamo studiare approfondendo delle singole parti. E quindi imparerete a diventare, diciamo, a familiarizzare con nomi come odontoiatria restaurativa, parodontologia, ortodonzia. Sono tutte piccole branche dell'odontoiatria che comunque hanno dignità di corso. Diciamo di insegnamento vero e proprio, alcuni addirittura triennali o quadriennali, come la mia materia che insegno in protesi dentali, per le quali quindi farete veramente una marea di ore di insegnamento. Ore di insegnamento che saranno sia di tipo diciamo frontale che di attività formativa professionalizzante. E questa attività formativa professionalizzante nel terzo, quarto e quinto anno sarà fondamentalmente svolta in aula manichini, quindi con delle apparecchiature che vi servono per prendere dimestichezza con i gesti e le attività pratiche che dovrete realizzare, ma senza ancora avere in realtà dei veri e propri pazienti su cui fare la vostra pratica. Cosa che invece accadrà al sesto anno. Noi abbiamo una convenzione con l'Istituto di Ricovero e Cura per Anziani dell'IRCA di Ancona, con il quale noi abbiamo a disposizione delle attività cliniche, quindi abbiamo la possibilità di lavorare sui pazienti che fondamentalmente si faranno curare sotto la supervisione dei tutor dagli studenti. E questo chiaramente è una parte molto molto importante del percorso formativo. Perché uno dovrebbe, tra le sedi che indica come sedi prescelte dove svolgere il proprio corso formativo, scegliere l'Università Politecnica delle Marche? Ma diciamo che sulla base dello storico, noi 2 volte all'anno facciamo dei test
di soddisfazione che sottoponiamo agli studenti, quindi noi come docenti ci sottoponiamo al giudizio e da anni abbiamo dei risultati di apprezzamento veramente molto molto confortanti, sia per quanto riguarda la chiarezza espositiva nelle spiegazioni, sia proprio per la disponibilità che noi docenti dimostriamo nei confronti dell'ascolto delle problematiche dei ragazzi. È vero che il numero proprio dei docenti rispetto al numero degli studenti è molto favorevole e la presenza appunto del corpo docente, particolarmente appunto disponibile e giovane, è alla base di questo successo. Ma sicuramente gli studenti scelgono la nostra sede anche perché, appunto, come abbiamo visto, l'attività professionalizzante è molto ben organizzata e perché noi cerchiamo di diciamo, accompagnare il percorso formativo verso uno sbocco lavorativo dove appunto lo studente non si senta proprio spaesato. Quindi ci sono appunto dei corsi, come abbiamo detto, di management e di gestione dell'ambulatorio dentistico. Quindi entriamo un pochettino al ragionamento sulla appunto sbocco lavorativo. Prima di tutto bisogna che sia chiaro che il mondo sta cambiando. Da una parte la necessità di cure odontoiatriche si è ridotta perché per fortuna la prevenzione che si sta facendo rispetto alle malattie odontoiatriche sta funzionando, quindi c'è meno necessità di cure odontoiatriche. Contemporaneamente l'offerta nel mondo del lavoro di professionisti odontoiatri negli ultimi 20 anni è aumentata molto, proprio grazie ai corsi di laurea che oramai da più di 30 anni sono stati aperti in Italia. Quindi è importante sapere che rispetto a quello che può essere l'immaginario collettivo, oggigiorno l'immissione nel mondo del lavoro di un giovane odontoiatra non è più quella di 20 anni fa o di 10 anni fa. È pur vero che se andiamo a fare un'analisi comparativa con quello che può essere il tempo che un neolaureato impiega per entrare nel mondo del lavoro, ancora i dentisti, gli odontoiatri impiegano molto meno tempo rispetto agli avvocati, agli psicologi, solo gli ingegneri hanno un'immissione nel mondo del lavoro più facile e più veloce. A 5 anni dalla laurea, queste sono fonti Alma Laurea di un anno e mezzo fa, l'85%, più insomma l'86% dei laureati è occupato. E se andiamo a vedere però la causa di disoccupazione, in linea di massima non risiede nella difficoltà di trovare lavoro, ma nel fatto che un 10% dei laureati non cerchino in realtà il lavoro. Relativamente alla retribuzione media, a un anno dalla laurea, la retribuzione media di un neolaureato è di 1.600 euro e a 5 di 2.000 euro, 2.190 euro. La tipologia dell'impiego che troverete è di tipo autonomo, cioè di tipo libero professionale. Questo è un aspetto che va tenuto in considerazione. I dipendenti a tempo indeterminato sono appena il 5% e quelli nel settore pubblico sono appena l'1,3%. Questa cosa è sempre stata così. Quello che sta cambiando negli ultimi anni è che si è visto aumentare sempre di più e sta aumentando sempre di più le collaborazioni subordinate. Quindi sì, è vero che l'85% sono liberi professionisti, ma se una volta lo sbocco facile poteva essere quello di aprire il proprio ambulatorio nel giro di poco tempo, avere un tenore di vita particolarmente elevato, adesso come adesso sta sempre di più aumentando la percentuale dei neolaureati che vanno a lavorare in condizioni di libero professionista a partita IVA che lavora per conto di altri e che quindi ha una condizione di subordinamento.
Al fronte di questo, al di là di queste considerazioni, è importante valutare se le caratteristiche del lavoro che uno dovrà andare a fare, le caratteristiche che vengono richieste a un odontoiatra, si sposano con quelle individuali che uno sente di avere dentro. Allora è bene che io vi dica che, al di là di quello che uno può pensare, la nostra è una professione intellettuale. Ciò che fa veramente la differenza è la capacità di ragionamento, la capacità di sintesi, la capacità di trovare le scelte giuste nelle varie situazioni. È chiaro che si richiede un'abilità manuale per realizzare con precisione determinati atti. Dico sempre che però è molto meglio essere curati da un professionista che fa in maniera corretta la cosa giusta rispetto a essere curati da qualcuno che fa in maniera eccelsa la cosa sbagliata. Quindi la testa deve guidare le mani, le quali mani devono lavorare in maniera sicuramente precisa e con degli standard qualitativi che devono essere comunque rispettati. Ma altri aspetti sono importanti, come la capacità di lavorare in team, la capacità di interagire con i colleghi, coi collaboratori, coi dipendenti, con le persone con le quali dobbiamo comunque trovare una sintonia, una collaborazione. E poi la cosa che veramente farà la differenza fra essere felici o essere infelici, cioè fare un qualche cosa che veramente vi porta piacere e soddisfazione, è tenere in considerazione che è un lavoro che ha a che vedere con le persone, dove fondamentalmente noi dobbiamo sentire di fare del bene a qualcuno. Questa è la cosa che fa sì che noi non faremo il medico dentista, ma voi saremo medici dentisti per tutta la vita. In sintesi, quello che dobbiamo fare è imparare delle cose, quindi lavorare sul sapere, imparare a fare delle cose, quindi saper fare determinati gesti con determinate indici di performance, ma soprattutto noi dobbiamo cercare di sapere essere. E quindi noi cercheremo di far sì che voi abbiate quell'autonomia professionale, quell'approccio olistico ai problemi della salute dei nostri pazienti, considerando proprio la loro unicità e il loro inserimento all'interno della loro condizione psicosociale. Tutto questo sarà stato sintetizzato da Steve Jobs parecchio tempo fa. Vi lascio questo messaggio: abbiate coraggio di seguire quello che veramente vi sentite dentro, a prescindere dai ragionamenti che possono poi alla fine essere troppo razionali, vi possono portare a fare delle scelte che non sono realmente quelle che sentite dentro. Dopodiché tutto sicuramente andrà bene. Un'ultima cosa, dovrete fare un test, questa è l'unica scocciatura che ci rimane. È uno scoglio, sicuramente non tutti riusciranno a passarlo, preparatevi e magari ascoltate il webinar che è previsto domani alle 10 di mattina che vi spiega esattamente come funziona. Buonasera a tutti, sono il dottor Aquilanti e prenderò un po' le domande che vorrete scrivere e che vorrete porci direttamente sulla chat. Nel frattempo ho visto che sono arrivate delle domande e se posso le vorrei rivolgere al professor Rappelli che ringrazio. Ovviamente per la panoramica sul corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Tommaso ci Bene. chiede, dopo la laurea è obbligatorio fare la scuola di specializzazione? No, cioè in realtà la laurea non è abilitante, nel senso che poi sarà necessario fare un esame di stato, però per fare odontoiatra non c'è bisogno di una specialità. Esistono due o tre, anzi tre,
specializzazioni che si possono seguire dopo la laurea, una in chirurgia orale, l'altra in ortodonzia, l'altra in periodonzia, ma non sono assolutamente obbligatorie e quindi sono un percorso successivo, ulteriore, che uno eventualmente può decidere di percorrere. Ok, grazie. Invito nuovamente tutti coloro che lo volessero a scrivere le proprie domande direttamente in chat. Nel frattempo vorrei porgerle un'altra domanda, la domanda di Lavinia, che ci chiede: sono indecisa tra medicina e odontoiatria. Su cosa mi consiglia di basare la mia scelta? Sicuramente non su aspetti relativi al percorso di studio. Mi è capitato di sentire ragazzi che in questo momento della loro scelta fanno ragionamenti relativi a quanto tempo ci vuole per formarsi in cardiologia, quanto tempo ci vuole per formarsi in un'altra specializzazione o appunto per fare il dentista. E quindi in questo caso uno può dire io dopo 6 anni posso fare il dentista, per fare il medico chissà quanti anni mi ci vogliono. Io penso che scelte importanti come questa, che poi determinano la felicità o la frustrazione per tutta la vita, debbano essere fatte al di là, assolutamente al di là di ragionamenti troppo razionali che considerano i tempi, il denaro, aspetti. Penso che uno debba pensare a quello che vorrebbe fare e basta. Io quasi quasi direi che se coloro i quali sono collegati non hanno domande da fare, direi che possiamo anche salutarci. Noi rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta. Arrivederci. Arrivederci a tutti. In bocca al lupo.